Sversamenti selvaggi in via Antiniana ad Agnano, dove i rifiuti vengono abbandonati illegalmente senza rispettare le regole della raccolta differenziata. Si tratta dell'ennesimo episodio di incuria e di inciviltà che ha portato alla chiusura del tratto di strada interessato, al confine tra il comune di Napoli e quello di Pozzuoli. Un percorso statico, questo meccanismo dell'abbandono dei rifiuti, che si ripete nel tempo e che incontra lo sdegno delle istituzioni e della società civile. Le strategie di controllo messe in atto da Legambiente e dalle forze di polizia municipale sono numerose, eppure non si riesce a sradicare questo atteggiamento vandalico nei confronti della città e non si riesce ad emarginare il fenomeno del sacchetto selvaggio. Non gettare i rifiuti al di fuori degli orari consentiti e fuori dai cassonetti è una regola quindi che pochi rispettano e che crea disagi ai cittadini e alle istituzioni che periodicamente si scontrano con una realtà culturale di difficile gestione, per cui non c'è alcun rispetto delle regole comunitarie e dell'ambiente. I rifiuti aumentano ed è un'immagine che si ripete sempre identica a se stessa, cumuli enormi di immondizia che coprono interi tratti di strada. Il provvedimento messo in atto dal comune di Pozzuoli sulla bonifica e sulla chiusura di via Antiniana rappresenta uno sforzo conclusivo da parte dell'amministrazione locale, che impegnata nella rimozione dei rifiuti da via Antiniana, ha infine deciso di chiudere la strada che non ha né sbocchi né abitazioni. Un fenomeno che non riguarda soltanto Agnano, ma diverse zone dell'area metropolitana napoletana e flegrea. Si tratta di un grande sforzo organizzativo, quello intrapreso dal comune di Pozzuoli, che mira a fornire ai cittadini una soluzione efficiente al problema dello sversamento illecito. L'intervento realizzato tiene conto di un'emergenza di una zona a maggior rischio e su quanto dichiarato dal sindaco di Pozzuoli Figliolia, un appello al buon vivere civile affinché si denunci alle autorità competenti e che si segnali nei nostri uffici queste balorde azioni, magari fornendo indizi per risalire ai responsabili.